Nel report di domenica dell'azienda ospedaliera San Pio si registra un nuovo ricovero per Covid-19. Complessivamente sono 23, 15 i sanniti ed 8 di altre province i pazienti ricoverati nei reparti Covid dell'ospedale San Pio. 9 in pneumologia subintensiva e 14 mentre sono in malattie infettive. 1.147 in Campania i casi positivi al Covid su 29.578 test esaminati. Resta stabile il tasso di incidenza che nella giornata di sabato era al 3,88 mentre domenica al 3,87. 2 decessi nelle ultime 48 ore ed un deceduto in precedenza ma registrato soltanto nella giornata di sabato. Restano invariati anche i dati negli ospedali. 25 posti letto occupati in terapia intensiva, leggermente in aumento i ricoveri in degenza con 300 posti letto occupati, più 2 rispetto alla giornata di sabato. Alle elezioni provinciali che si terranno il 18 dicembre, il nostro movimento sarà presente con propri candidati nelle 4 province campane chiamate al voto. Questo testimonia l'ottimo stato di salute e della progressiva evoluzione del movimento con numerose richieste di adesioni, anche in vista del prossimo ed importante appuntamento del 4 dicembre a Roma con la costituente di Noi di Centro. A dirlo Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi Campani, che sabato prossimo nella capitale lancerà il partito nazionale Noi di Centro. Il commissario straordinario del Partito Democratico del Sannio, Enrico Borghi, ha adottato le delibere di indizione del congresso provinciale per il rinnovo delle cariche, convocando la massima assise per il 29 gennaio 2022. Il commissario ha contemporaneamente approvato il regolamento per il tesseramento e il regolamento congressuale, con cui si stabiliscono le modalità organizzative che, ai sensi dello statuto del partito, regolano il percorso congressuale. Il commissario, inoltre, al fine di assicurare l'iniziativa politica in connessione con la stagione congressuale avviata e con le imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, ha nominato come proprio collaboratore con funzione di subcommissario il consigliere regionale Mino Mortaruolo. A mezzogiorno di domenica 28 novembre sono scaduti i termini per la presentazione delle liste dei candidati al rinnovo del Consiglio provinciale. All'ufficio elettorale sono state presentate 5 liste, lo ha comunicato il responsabile dell'ufficio e segretario generale Maria Luisa Dovetto, che precisa che le liste nell'ordine di presentazione sono le seguenti: Centrodestra Unito, Noi di Centro, Noi Campani, Alternativa per il Sannio, Essere Democratici. Domenica pomeriggio una donna che era alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo della sua vettura mentre percorreva via Avellino. L'incidente probabilmente si è verificato a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia. L'auto si è ribaltata ponendosi su un fianco. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata presso il pronto soccorso del San Pio di Benevento dopo essere stata estratta dall'abitacolo dei vigili del fuoco. Poche le ferite per la donna, nessun problema grave. Il traffico è stato interrotto per una mezz'ora fino al recupero della vettura e poi la circolazione è ripresa regolarmente. A causa di un imponente movimento franoso, il settore tecnico della provincia di Benevento ha chiuso il traffico nel pomeriggio di domenica la strada provinciale 109 Vitulanese nel territorio di Tocco Caudio, dal bivio del Taburno al chilometro 8+800. Ora è necessario quale percorso alternativo da e per il centro di Tocco Caudio servirsi della strada pedemontana. In seguito alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i carabinieri di Dugenta venerdì pomeriggio hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale degli arresti domiciliari a carico di 2 soggetti originari di San Felice a Cancello, ma domiciliati a Dugenta, rispettivamente di 54 e 27 anni, gravemente indiziati dei reati di estorsione in concorso avvenuta nel mese di gennaio 2021 e solo il primo anche di tentata estorsione aggravata verificatasi nell'estate del 2020. Primi anni, gli store di mamma e papà, una leadership nella commercializzazione di articoli di puericoltura, abbigliamento, alimentazione ed un mondo di giocattoli. Primi anni, gli store di mamma e papà, nuove proposte e collaborazione con i migliori brand mondiali in termini di innovazione e qualità per neonati e bambini. Primi anni, a Benevento in via Cassella, ad Avellino in viale Italia. Primi anni, la convenienza continua, la qualità migliora. Noi di Banca Popolare Pugliese offriamo ai nostri clienti un servizio premium di private banking, con consulenza di portafoglio avanzata e personalizzata. Anche così il Mezzogiorno cresce. Banca Popolare Pugliese, nel grande Mezzogiorno d'Italia.
Giornate ricche di emozioni per lo storico capitano del Benevento Pedro Mariani. Giornate intense a partire da venerdì sera, un vero e proprio tour de force tra abbracci strette di mano a Marcordo con tantissimi amici che nel corso della sua permanenza in città hanno potuto apprezzare le qualità non solo calcistiche ma anche umane di Pedro, dotato anche di grande sensibilità. Sabato è ritornato allo stadio Ciro Vigorito per assistere all'importante vittoria del Benevento per 4-0 contro la Regina. Domenica invece il club Benevento San Giorgio del Sannio ha organizzato l'evento Pedro Mariani Day, in onore dello storico e indimenticato capitano del Benevento, che in mattinata aveva reso omaggi anche all'altro capitano, purtroppo scomparso, il compianto Carmelo Imbriani. Nel corso della cerimonia che si è tenuta nel club San Giorgio del Sannio, l'impeccabile presidente Carmine Vetrone ha conferito ufficialmente il titolo di socio onorario del club all'ex capitano giallorosso. TV7 ha seguito l'emozionante cerimonia. Sentiamo una parte dell'intervista che sarà poi trasmessa in versione integrale nel corso della puntata di Break Sport di lunedì alle ore 21 sui canali di TV7. Sono abbastanza avvezzo alle emozioni, ma non mi succede a Bologna, non mi succede a Torino. Sì, è bello quando torno nei posti dove ho avuto modo di giocare, però qua e mi accorgo che è sempre peggio, perché sono stati 3 giorni emotivamente. Già arrivando mi sono accorto, l'anfiteatro, poi le zone, cioè proprio la percezione di sentirti più a casa qui di dove sono nato, che poi io sono, come ho sempre detto, reatino, però lì ci ho vissuto poco e quindi dico sempre che è uno scherzo della natura, è un reatino, un beneventano che è nato a Rieti. Il buon Carmelo diceva che il calcio passa, in effetti passa, poi rimangono i rapporti. Allora ci sono giocatori soli oggi, tantissimi ex calciatori che vivono, non dico in solitudine, ma comunque di pochi ricordi, di poca memoria. Quindi la percezione vera di quello che hai dato, non solo come calciatore, perché io non credo stimino, arriva un punto in cui il calciatore, quello che hai fatto, forse un po' passa. Se però sei stato anche, direi, una persona discreta, buona, aperta, affabile e hai saputo creare qualche minimo rapporto, poi questi sono i risultati. Carmelo voleva andarlo a trovare umanamente da persona, però io sono un personaggio pubblico, poi quando i social non ci aiutano, per cui ringrazio Carmine che mi ha accompagnato, Elena e la famiglia Carmelo, però è un amico che è andato a trovare un amico, poi inevitabilmente ha questa risonanza, per cui ci sono le foto sui social, c'è noi che ne parliamo ed è giusto, però è stata una cosa, non sembra perché siamo qui a parlarne, era una cosa, lo è lo stesso, è una cosa intima. Io sono andato a trovare Carmelo uomo. E poi siamo 2 capitani e i capitani sono, i capitani restano sempre, no? Quindi c'era sì questa cosa che ci unisce, però è Pedro che è andato a trovare Carmelo, che ha sentito negli ultimi giorni della sua vita quando era ancora a Perugia, quindi c'era molta emozione. L'abbiamo voluto insieme al direttivo questo incontro qui al club, perché Pedro, sappiamo tutti la persona che è, quella che ha fatto sul campo, e quindi quello che lui ha fatto oggi, forse è arrivato il momento di ricambiare l'affetto che ha portato sul campo verso di noi. Allora era dovuto questa accoglienza, questo rispetto verso un capitano, e a parte l'età più importante che abbiamo fatto oggi, però averlo qua tra noi veramente per noi è un motivo di orgoglio. Intanto è nobile vedere questo tipo di tifosi, cioè il club è un po' come arrivare in vetta a un monte, uno si prefigge di andare al Monte Bianco, arrivare alla vetta, cioè non, a me emoziona la passione che hanno, perché quello che noi vediamo, straordinariamente bello, come è arredato, come i colori, cioè qui c'è la cura di chi ha amore. Della gara vinta dal Benevento allo stadio Ciro Vigorito contro la Regina per 4-0 e della 14ª giornata del campionato di Serie B se ne parlerà come sempre nel corso di Break Sport, 32ª
stagione per il format dedicato alla passione giallorossa in onda sui canali di TV7. Opinionisti, giornalisti, esperti di calcio si confronteranno come sempre nel corso della puntata, che analizzerà anche tutto quello che è accaduto nella 14ª giornata, come dicevamo, ma si proietterà già come anteprima alla gara che il Benevento martedì sera alle 20:30 giocherà a Vicenza e sarà la 15ª giornata. Come sempre spazio ai telespettatori, agli internauti, a coloro che vorranno mettersi in contatto con la trasmissione Break Sport e diventare protagonisti attraverso i canali di comunicazione che la redazione giornalistica attiverà opportunamente. Break Sport, la passione giallorossa, alle ore 21 sui canali di TV7, lunedì in prima serata. Prosegue con successo il tour Sport 7 Live che martedì prossimo approderà nell'incantevole scenario della torretta baronale in via San Vito 37, contrada San Giovanni, San Giorgio del Sannio. A partire dalle 20 TV7 seguirà la gara Vicenza-Benevento, valida per la 15ª giornata d'andata del campionato di Serie B. Sul set della torretta baronale approderanno con il conduttore Alfredo Salzano opinionisti, giornalisti ed esperti di calcio. Nel corso della puntata scopriremo tutte le potenzialità della struttura, un vero e proprio punto di eccellenza per ospitalità, qualità e professionalità. Appuntamento a martedì 30 novembre alle ore 20 sui canali di comunicazione di TV7. La pallamano esce sconfitta 29-26 dal derby contro l'Handball Lanzara alla palestra Palumbo di Salerno. I saniti erano riusciti a prendere in mano la gara d'inizio ripresa portandosi sul massimo vantaggio di più 5 al nono minuto. Poi si sono lasciati sfuggire tutto di mano nel quarto d'ora finale, quando i padroni di casa hanno reagito sulla spinta del loro miglior realizzatore Ivan Vulic, autore di ben 13 reti complessive. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.